Fratanati per Coach Olive e Fratanardo. Entra sul parquet con De Martino, Scatolin, Ingrosso, Provenzano, Bielic, Poti, Marengo, Cannoletta e Vaglio, che sono le due novità di quest'oggi, Polo Nara e Giancarlos Rodriguez. Al Dicepo Perugia, il coach Pierotti si presenta qui in terra salentina con Monacelli, Petrosino, Speziali, Meschini, Orlandi, Righetti, Pasquinelli, Cassuscelli, Panzieri, Movio, Metieca e Borini. Sono tre i secondi che restano alla palla 2. Suona ora la sirena, attendiamo i quintetti entrare in campo. Per Val di Ceppo, tra i nomi di spicco ci sono Mobio, Petrosino, Cassuscelli, Meschini e Orlandi, e i ricambi sono Meccoli, Monacelli e Righetti. Tanti giovani in casa Perugia. La media un po' più alta per la Frata, che ha costruito anche in questa annata un roster all'altezza della situazione. È la prima Serie B per il Toro. Il pallone sta per alzarsi in aria, è Mobio contro Polo Nara, il quintetto del Nardò. Quando Perugia conquista il primo pallone della gara è Ingrosso, Bielic, Polo Nara, Provenzano e Rodriguez, mentre per Perugia entra in campo il capitano Cassuscelli con il numero 8 Meschini, numero 23 Metieca e poi Petrosino ed appunto Mobio. Non è fuori, è messo dal fondo in zona d'attacco per il Nardò. Verrà battuta da Stefano Provenzano, l'onda granata che fa già sentire dal primo secondo di gioco. Rodriguez pensa a forzare la fila, poi entra dentro, perde palla ed il fischio, il direttore di gara indica il possesso in favore di Val di Ceppo, che riparte dalla stessa linea di fondo dove era partito il Nardò qualche istante fa. Sono 9:20 sul tabellone, Rodriguez quasi recupera questo pallone ma poi c'è Mobio, cerca compagni, la sponda centrale per Petrosino e poi la penetrazione e lo scarico fuori per la tripla tentata mandata al bersaglio dal numero 13 Duncan Lorenzo Cassuscelli. Perugia è avanti 3-0. Sul tabellone andò sotto 3-0 Provenzano sulla linea di fondo quando stanno completando le operazioni pulizia del parquet di gioco qui al velodromo. Rodriguez conquista questo pallone, va in attacco subito per Provenzano. Polo Nara vuole giocare spalle a canestro ed attacca palleggio Petrosino che commette fallo. Sarà rimessa dal fondo, dice il direttore di gara, anzi sarà laterale per Provenzano quando il fallo è stato commesso nella prima parte di metà campo. Rodriguez scarica fuori per Ingrosso, di nuovo Polo Nara, in campo c'è Bielic che è alla prima in Serie B la sua carriera, il pallone perduto dalla Frata, di nuovo in attacco Petrosino, fuori per Mobio che tenta l'arresto e tiro contro Polo Nara, sul secondo ferro Bielic recupera questo rimbalzo e si va subito dall'altra parte. Thank you.
Rui Rodriguez, ancora per Colorado. E subisce il fallo, andrà in lunetta per due liberi. Cancasu Shelly si infuria con i compagni per l'errata rotazione difensiva. Ruge avanti 5-3. Mancano 7 minuti e 33 secondi alla prima sirena della gara. Colonara sulla linea dei tiri liberi che realizza il primo. Questo 2 Colonara dalla lunetta, sempre Casuscelli, Mastro Rodriguez, Perugia va in attacco, supera la metà campo, ristabilito sul pari. Casuscelli in palleggio, un pessimo scarico fuori, poi la palla recuperata da Bielic, termina nelle mani di Ingrosso, fuori per Rodriguez che serve Bielic, ancora Ingrosso, prendi l'azione, l'attacco del Nardò che mette il muso davanti, 7-5, ancora la recuperata di Ingrosso, il palleggio errato di Meschini. Ingrosso va dall'altra parte e ne realizza un altro, immediato time out, coach Paolo Pierotti, 6-56, Recnardò 9-5, avanti la Frata, immediato time out per gli ospiti. Ridotto, ma sostanzialmente di poco di cose qui a Corsi, al velodromo degli Olivi di Monteroni. Il tifo non manca, guarda, i padroni di casa sono avanti 9-5, ma mancano 6-56 al termine del primo quarto di gioco. È terminato il time out, formazioni pronte a rientrare in campo. Non cambia nulla, solo indicazioni per le rispettive panchine. Riparte Perugia con palla in mano, solito Casuscelli per la sponda di Mobio, sempre Casuscelli, ora raddoppiato, lo scarico dentro per il canestro di Petrosino che sfrutta l'ottimo dai e vai con Capitan Casuscelli, poi Ingrosso in difficoltà per Colonara, poi lo scarico fuori per Provenzano, sfrutta la linea centrale, subisce fallo quando stava andando su per concludere il terzo tempo. Saranno due i liberi per Provenzano, può ristabilire il 3-4 per il Nardò. Bielic e Colonara, aiutato dal ferro, realizza il primo Provenzano. E realizza anche il secondo, volta senza aiuti dall'alto. Riparte Valdiceppo, non è Meschini, vuole palla sotto un compagno, ma poi lo scarico per Mobio che sfrutta l'atletismo e realizza in penetrazione, ma poi Rodriguez sfrutta il doppio blocco di centri granata, Colonara e Bielic. Subisce solo ora il fallo di Meteica, sarà rimessa laterale per l'Andrea Pasca. In zona d'attacco Ingrosso per uscita dai blocchi di Rodriguez, il blocco di Colonara, Rodriguez penetra dentro, non trova compagni liberi, si arresta e tira dalla media sul primo ferro, il ripasso di Mobio e sfrutta le lunghe leve e i tanti centimetri per accaparrarsi questo rimbalzo difensivo, poi la tripla dall'altra parte di Meschin,
va a bersaglio. E poi nella lotta al rimbalzo c'è un fallo. Piedi Goran Bielic, presumibilmente sarà quindi ora rimessa dal fondo. Per Perugia con Caduscelli che entra dentro, poi si fa spizzare dalle mani il pallone, un fischio arbitrale con Leonardo. Una buona difesa ora dei Granata, che sono avanti di sole due lunghezze. La gara è appena cominciata, non bisogna lasciare nulla al caso. Il Leonardo è quasi obbligato a vincere dopo i primi due stop anche un po' pronosticati contro due grandi formazioni di questa Serie B Girone C, quali San Severo e Olimpia Matera. Un'altra palla recuperata di Bielic, poi Bolonara fuori per Provenzano che non se la sente ai 6,75. Però ancora Provenzano fuori per Bielic, il primo, lo realizza Bielic alla lunga distanza. 14-9, quando mancano 5 minuti alla sirena finale del primo quarto di gioco. Cambio nelle file ospiti, entra Monacelli, esce Meteica. Rimessa a Valle di Ceppo, che ha commesso 4 falli in questi primi 5 minuti contro l'unico fallo del Nardò. Mobio in palleggio, attacca Bielic che cade a terra e poi Mobio tutto solo sfrutta il vantaggio per appoggiare altri 2 punti per Val di Ceppo. Nardò già di là, Rodriguez scarica fuori per la prima tripla di Provenzano che va leggermente lunga. In balzo a Caduscelli per Mobio, forse un'infrazione di passi non ravvisata. Caduscelli contro Bielic, il pallo in attacco del numero 13, prende posizione Bielic, viene spintonato dal numero 13 avversario. Ed è palla in attacco per Caduscelli, che ora va ad accomodarsi in panca a favorire l'ingresso in campo di Riccardo Pasquinelli. 4-12, 14-11 per la Frata. Ingrosso in palleggio per Polonara. Polonara spalle contro Petrosino che non commette fallo, poi al rimbalzo e Bielic. Al rimbalzo, dicevamo, è Bielic a commettere il primo fallo del match. Entra Marengo, esce Bielic. Con Monacelli fuori per Petrosino. Mobio, ancora Monacelli che prende l'arresto e tiro centrale sul secondo ferro. Marengo subito a rimbalzo contro Mobio. Mobio già dall'inizio sfrutta le lunghe leve a sua disposizione contro i centri della Frata che sono molto più bassi. E poi Perugia recupera palla e va dall'altra parte a schiacciare con Petrosino, che rischia quasi di farsi male con una brutta caduta dopo la schiacciata. 3-18, 14-13, sempre avanti Andrea Pasca. Rimessa Rodriguez dal fondo in zona difensiva, poi Provenzano in palleggio, pressato da Monacelli.
sulla cuba dei cambi Alessandro Poti per Davide Olive, la palla quasi persa del Nardò. La perde in questo momento, non sono oleati i meccanismi offensivi dei Granata, con Perugia che va dall'altra parte e rischia di passare di nuovo davanti. Marengo capisce tutto e rallenta i ritmi. Il Nardò sta soffrendo la pressione di Valdiceppo. Ora in grosso va dall'altra parte, subisce un fallo e resta per terra. 2:49, 14:13. Il punteggio. Pure mediche per in grosso. Resta a terra sulla linea di fondo. Sandro Poti pronto ad entrare in campo. Dall'altra parte si alza anche il numero 23, Meteica. Esce zoppicante dal terreno di gioco. E proprio per ingrosso entra Alessandro Poti sotto decisione di Davide Olive. Alessandro Poti quindi andrà a tirare anche i due liberi conquistati da Federico Ingrosso. Sbaglia il primo a freddo numero 10 dei Granata. 2:49 sul tabellone da giocare. 0 su 2 di Poti appena entrato. Nardò avanti di una sola lunghezza. Valdiceppo in attacco, Mobio porta il blocco su Rodriguez, il palleggio di Pasquinelli, ma Valdiceppo ha un ottimo giro di palla. Sbaglia però la dribbla, Provenzano recupera il rimbalzo, salvo poi conquistare una rimessa dal fondo. Fuori Mobio, dentro Panzieri. Un buon inizio di gara del numero 21 degli ospiti. Rodriguez in palleggio, punteggio invariato, fuori per Marengo che fa da sponda centrale, vuole attaccare Marengo, il proprio difensore. Step back di Nando Marengo per il più 3 del Nardò. Ancora Valdiceppo, Meteica attacca i lunghi della Prata, il backdoor di Panzieri che viene stoppato da Polonara e poi Rodriguez. Ancora la pressione di Meteica che non viene però aiutato dai propri compagni. Rodriguez vuole prendere la tripla, poi Marengo nel pitturato, fuori per Rodriguez, poi Provenzano ai 6:75, l'errore e poi il rimbalzo che viene conquistato poi da Perugia. Meteica, forse un'infrazione di passi, dice il direttore di gara, era comunque un'infrazione sull'attacco di Meteica che aveva conquistato un vantaggio irregolare ai danni della Frata. 1:23, 16:13, 5-2 i falli per Perugia. Rodriguez in palleggio, Grosso rientra nonostante sia zoppicante. Rodriguez, mano destra, realizza in penetrazione. 18-13, Nardò prova a scappare via. Rodriguez in difesa, aiutato da Valerio Polonara, l'attacco di Valdiceppo che prende un tiro all'altezza della lunetta e termina sul primo ferro, poi Provenzano fuori per Polonara che attacca il ferro di mano destra, non realizza ma il fallo. Fuori Jeff Rodriguez, dentro Federico Ingrosso. Ha deciso Davide Olive a 46 secondi dal termine del primo quarto. Polonara è sulla linea dei liberi, a rimbalzo Marengo e Poti.
Cerca il primo libero. 19:13 il punteggio. 2 su 2 Polonara che si sposta. Infallibile dalla linea del tiro libero quest'oggi. Attacca Pasquinelli. Non tenta l'arresto e tiro dalla media, ma scarica dentro per il numero 20 Panzieri. Subisce il fallo di Marengo, salta sulla punta, vede l'argentino e manda in lunetta numero 20 avversario sul 20-13 Frata. Caldice qua la possibilità di accorciare le distanze, realizza il primo Panzieri. Sul ferro, poi il rimbalzo viene spostato da Monacelli che tocca la linea di fondo e regala di fatto una rimessa al Toro per ripartire dall'altra parte. Il palleggio di Ingrosso che non è di fatto un playmaker puro, ma è adattato a questa situazione con Rodriguez subito in panchina. Poi Marengo si gira di mano sinistra, esibisce anche il fallo. Il numero 9 Orlandi ora va a lamentarsi con il duo arbitrale. Marengo andrà in lunetta per firmare il più 9. Fuori Provenzano, dentro Scatolin e De Martino, i due under arrivati in estate alla corte di coach Davide Oliver. Il rimbalzo del Nardò con Marengo che subisce il fallo ancora del numero 9. Saranno altri due liberi per l'italo argentino sul più 8, Nardò 11 secondi alla fine primo quarto. Il primo Fernando Marengo. Due su due Marengo dalla lunetta, poi dall'altra parte Valdiceppo che tirerà probabilmente il di sirena, neanche il ferro sulla la preghiera tentata da Monacelli. Termina la prima frazione, Nardò avanti 24-14. Sono davvero tanti i punti realizzati dai padroni di casa contro una Perugia che nelle prime due gare ha dato grosso fastidio a Matera e a Campi. A Matera di fatto ha portato via i due punti realizzando ben 93 punti contro gli 82 dei padroni di casa. A Campi invece è caduta nel finale per 92-98, quindi in entrambi i casi possiamo dire tanti punti realizzati, tanti punti subiti anche da Valdiceppo che però ha conquistato una delle due vittorie a disposizione per posizionarsi meglio in classifica rispetto alla Frata di coach Davide Olive, che quest'oggi si sente quasi obbligato nel portare a casa la vittoria, nel portare a casa i primi due punti storici della sua Serie B quando mancano 60 secondi all'inizio della seconda frazione di gioco, dove potremo tirare le prime somme di questo match.
lasciato sbagliare per formazione di Davide Olive. Ancora pochi istanti, 30 secondi che mancano. Qualche istante. Prima di rientrare in campo. Ancora Scaldolina e De Martino, dice Davide Olive. Poi Coti, Marengo e Incrosso. Mentre per Paolo Pierozzi dall'altra parte ci sono Righetti, Duncan Casuscelli, scusate, Movio. E poi Petrosino e Meschini. Nardò in attacco con Poti che non trova spazio nella penetrazione, lo scarico fuori per la tripla di De Martino, avversario al primo tentativo del match, 17-14. Il pallone termina immediatamente fuori dall'altra parte. Rimessa dal fondo per Valdiceppo. Mobio pressato da De Martino, che ora è entrato nel vivo del match. Mette fallo nel tentativo di pressione su Mobio. 27-14, Frata, 9-28. C'è tanto ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Rimessa laterale per Righetti e compagni. Il pallone che termina nelle mani di Petrosino. Marengo lo pressa. Petrosino non ha a disposizione grosse alternative, ma si gira col perno superando la difesa di Marengo e realizza di sottomano. Poi Poti dall'altra parte. Scattolin chiede il pallone. Scattolin fuori per la tripla di Marengo. Non ha bersaglio Fernando Marengo, il solito Mobio a recuperare il pallone vagante, ma poi c'è Ingrosso che prima di tutti arriva sul pallone, ma non arriva la recuperata per i padroni di casa, consegnando una rimessa laterale al solito Lorenzo Righetti per Meschini. Il blocco di Mobio, Ingrosso su Meschini. Fallo in attacco per Petrosino, poco irregolare. Nardoni approfitta per allungare, per realizzare il parziale. Ora è Scattolin a guidare in granata. Il blocco di De Martino, poi di Marengo. Scattolin entra dentro, poggia il tabellone e realizza. Ottima prova dei neoentrati. De Martino con la tripla, Scattolin ora con l'appoggio al tabellone. È compatta la Frata. C'è un'altra sospensione per coach Pierotti sulla panchina di Perugia. 29-16, 8-29. È un Bernardò ed è un Valdiceppo che possiamo dire non si riconosce, visti i due risultati delle gare contro Matera e contro Campli, dove Valdiceppo comunque ha realizzato tanti punti contro due compagini protagoniste di questa Serie B. Si rientra in campo la Frata prima del previsto. Valdiceppo ancora a colloquio. Ora i direttori di gara, 8-29 da giocare. Stesso quintetto per Davide Olive, Marengo, Ingrosso, Scattolin, De Martino e Alessandro Poti, Casuscelli, Mobio, Meschini, Petrosino e Righetti dall'altra parte per Perugia, che ora ripartirà un
buona rimessa dal fondo, fuori per Richetti che la linea laterale e permette al Nardò di ripartire in zona difensiva con Ingrosso che serve Scantolin, il blocco di Marengo su Casuscelli che va a sbattere. Nardò può sfruttare il vantaggio di Fernando Marengo, poi Scantolin ancora dentro, subisce il fallo Scantolin. Andrai in lunetta e due liberi, il numero 3 Granata. A 16, il Toro può allungare a 15 lunghezze di vantaggio. Realizza il primo libero Scantolin. Secondo ferro termina l'altro tentativo di Edoardo Scantolin, ma è comunque un'ottima prova del numero 3. Otto e 17, ancora da giocare. Sulla prega avversario, poi De Martino, il tentativo di Medieca, ben entrato in campo per Petrosina. Martino commette un altro fallo, Olivier chiama Bielic. Fuori De Martino, dentro Bielic. In lunetta e due liberi, anche il secondo, poi sempre Scantolin contro Casuscello, ma in già dall'altra parte il Toro con la penetrazione di Ingrosso a servire Bielic. Un ottimo passaggio di Ingrosso per Bielic, ma la rimessa dal fondo resta in favore della Frata. Fuori Scantolin a ricevere questa rimessa dal fondo di Ingrosso, poi Botin finta il tiro, attacca Righetti, ancora Ingrosso dall'altra parte che forse si arresterà per il tiro e no, serve Marengo. A trovare libero all'interno del picchinato, incrementa il vantaggio alla Frata, sono 14 ora punti di distacco, 32 a 18, pochissimi quelli subiti finora. Righetti perde palle e commette anche un fallo in attacco terminando su Bielic, prende posizione e cade al suolo rovinosamente. Rimessa dal fondo per il Nardò, aveva comunque recuperato la sfera già in difesa. Marengo per Ingrosso, Ingrosso in palleggio, poi Bielic anticipato, attacca immediatamente l'avversario, inserisce il destro, la finta, il passo e il tiro a bersaglio di Goran Bielic. Quando ancora sono 7 minuti da giocare, anche Jeff Rodriguez assieme a Provenzano sul cubo dei cambi vuole l'armamentario di valore in campo. Coach Davide Olive fuori, Ingrosso soffocante ed un ottimo Scantolin per Rodriguez e Provenzano. Partirà Perugia,
lateralmente con una rimessa fuori per Capitan Casuccelli, già pressato da Rodriguez. Gelic ad aiutare, poi Mobio fuori per la tripla di Mendieta sul ferro, poi Rodriguez riparte con tutta la calma del mondo per la Prata. Rodriguez pressato da Righetti in palleggio, cerca compagni liberi, sono tutti pressati, ma poi così finta il tiro, appoggia di mano destra, non è la sua mano preferita e si vede, sbaglia, tira due passi dal ferro Poti, che poi ritorna immediatamente in difesa. Valdiceppo non molla, scarica fuori per Mobio, poi l'extra pass per il solito Mendieta, che stavolta manda a bersaglio e cerca perlomeno di accorciare per gli ospiti. 34-21 avanti la Frata, blocco di Marengo per Provenzano, che nel frattempo è già nell'altra metà campo, quella offensiva del Nardò, poi Rodriguez fuori per Marengo, in angolo Bielic si arresta e tira da dietro praticamente il tabellone, poi Poti recupera il rimbalzo e ordina la calma, chiama lo schema, poi il palleggio di Poti che in isolamento tenta la tripla sparata però sul secondo ferro a favore di Meschini, che guadagna il pallo dalla parte opposta, e Provenzano a commettere il pallo ai danni di Meschini, che andrà in lunetta. Fortuna è solo il primo fallo del numero 6 nativo di Matino. Sarà rimessa dal fondo per Valdiceppo, che non può sfruttare il bonus. Ancora al momento sono 4 quelli commessi dai Granata, 3 quelli commessi dai ragazzi in maglia blu del Valdiceppo, e ora sbagliano un'altra conclusione, poi Mobio sotto canestro, Poggio realizza, ...34-23... Valdiceppo tenta di risalire, Provenzano pressato da Mobio che invade il cilindro dell'avversario, commette giustamente dalla nostra postazione un fallo a favore dei Granata. ...34-23... Ho variato da pochi istanti, 4 e 4 fogli a testa, quindi al prossimo si va in lunetta, fuori Provenzano a ricevere la rimessa di Rodriguez, palleggio di Provenzano, carica per Bielic, non commette il fallo in attacco Bielic, anzi è andato tempo di staccare sfruttando gli extra passi. Che realizza in sottomano l'atletismo del numero 6 Granata, che in estate aveva promesso quasi scherzosamente, quasi seriamente, 50-50 di ritirarsi dopo il campionato vinto la scorsa stagione, ma poi è rimasto ed effettivamente confermiamo che non è il momento di ritirarsi per Stefano Provenzano. 3-6-2-3 dice il tabellone, 4-18 time out, coach Paolo Pierotti. Ovviamente gioco fermo perché istante di pausa anche qui nella nostra postazione. Conserva il vantaggio la Prata, 13 punti di stacco con Perugia che non sta riuscendo ad acciuffare la formazione di Davide Olive, che dopo pochi minuti dall'inizio è scappata via ed ha mantenuto il vantaggio finora, quando
Mancano 4 minuti all'intervallo lungo. Casuscelli in attacco, Valdiceppo, fuori Righetti che non riceve il pallone. Casuscelli vuole far tutto da solo, prende un arresto e tiro un po' sbilenco, solo tabellone per il play ospite. Poi Rodriguez, il blocco di Poronara. Rodriguez è difeso bene, cerca compagni, c'è Bielic, posizione di Ala che vuol giocare, spalle a canestro, appoggia di mano destra, Ferro lo aiuta, i dei del basket mettono dentro, realizza Bielic e poi dall'altra parte Righetti, l'errore incredibile di Righetti, penetrazione di mano sinistra, il Ferro la sputa via, 3.33, Provenzano fuori per Alessandro Poti, Alessandro Poti, 4-1, 2-3, 3.23 al termine, andò avanti questa volta di 18 lunghezze. Ancora Perugia, Teteica non trova compagni liberi, ora Casuscelli contro Provenzano, è ottima la difesa del Toro, Casuscelli tenta un la sbaglia, getta il rimbalzo e commette fallo contro Jeff Rodriguez. Grande ospite, fuori capitano Casuscelli, dentro Monacelli. Cioline decide che va bene così, a colloquio con il fisioterapista Federico Ingrosso che ha zoppicato per diverso tempo. Rodriguez in lunetto per tentare il più 20 sul Ferro, il primo libero di Jeff Rodriguez. I tifosi del Nardò che non smettono di cantare dal primo minuto di gioco. A uno su due Rodriguez, quando entra Orlandi per Medeica. Perugia in attacco con Monacelli, Rodriguez in difesa, passa sopra il blocco, poi il solito Righetti, anzi Meschini contro Provenzano, Meschini ubriaca, Provenzano con i palleggi, gli ottimi passi di Valdiceppo, suona la sirena, l'errore di Valdiceppo, la palla recuperata che non riesce a scappare via, viene spizzato il pallone a Bielic sul passaggio in avanti, poi Meschini di mano mancina, non lo aiutano gli dei del basket, spara sul secondo ferro, il pallone rimbalza sulla tripla di Meschini, Bielic dall'altra parte, scarica fuori per Stefano Provenzano e realizza l'ennesima tripla del match, 45-23. Adesso scappa la Prata, Mobio attacca, Bielic dall'altra parte, non alza neppure le braccia, c'è l'errore di Mobio, ora Valdiceppo crolla al velotropo degli Ulivi, Nardò cerca di approfittarne per chiudere con due quarti in anticipo la pratica, Rodriguez in penetrazione, fuori per Alessandro Poti, attacca l'avversario ma non viene fischiato alcun fallo, poi Mobio va dall'altra parte, schiaccia. 45-25, la Prata ha comunque costruito un largo vantaggio che ammonta a 20 punti quando manca un solo minuto alla sirena dell'intervallo. Poti per il Nardò, Poti si gira, cerca uno scarico fuori, poi ci arriva Bielic, non è palesemente quello da vedere l'attacco dell'Andrea Pasqua, infatti arriva l'errore, poi dall'altra parte Valdiceppo non ne approfitta perché sbaglia il tiro, il Nardò recupera un altro rimbalzo difensivo e cerca l'ennesimo ulteriore allungo con Provenzano che serve Poti, poi Rodriguez sulla linea centrale del campo, si alza dai 6.75 Rodriguez, spara sul ferro, poi il solito Mobio a recuperare tutti i rimbalzi offensivi e difensivi.
Val di Cervo che sbaglia ancora, il 6,75. È evidente che ci sia qualche errore nell'attacco di Val di Cervo, perché non c'è intesa tra i compagni, con un altro errore che arriva dalla lunga distanza per gli ospiti. Poi Rodriguez dall'altra parte, invece il fallo Andrea Donetta per cercare di firmare il più 22. 3 secondi e 9 centesimi, time out in campo ordinato da coach Davide Olive. E termina qui, time out a propria disposizione. Paolo Pierotti è infuriato con i suoi. Secondi e 9, e poi sarà intervallo lungo, si andrà tutti negli spogliatoi. Una Prata Nardò che, come aveva dimostrato nelle prime due uscite stagionali, stava iniziando a conoscersi, stava di già comunque giocando bene. È arrivata la sconfitta amara contro Olimpia Matera, quando Di Marco ha gelato il velodromo degli Olivi a 2 secondi e 4 dalla sirena finale. Ma la Frata si sta rifacendo alquanto bene con Rodriguez, che firma il 2 su 2, porta a più 22 i padroni di casa. Poi la preghiera sulla sirena di Monacelli termina qui anche la seconda frazione, 47 Prata Nardò 25 Val di Cervo Perugia. Pausa per noi, ci risentiamo tra 10 minuti per la ripresa di Nardò Val di Cervo Perugia.
Gianni, se vuoi possiamo andare. Ripeti? Va bene. Mancano 5 secondi qui all'aerodromo degli Ulivi di Monteroni, siamo ritornati per il terzo quarto di Fratanardò, Valdicevo Perugia. Campo per Frata, Rodriguez, Poti, Bielic, per Paolo Pierotti, c'è Pasquinelli, Meiteica, Meschini, Movio e Orlandi. Inizia Val di Ceppo con palla in mano, al resto del tiro del numero 8 Meschini. Quest'oggi si sta dimostrando in gran forma, 24 punti e mezzo di media in queste prime due gare in Serie B, girone C. Vola con il 51 a 25, sono 15 punti di Bielic. Meiteica dall'altra parte, Poti si stampa su di lui, poi trova un centimetro di spazio, con due passi, fa la domanda sul secondo ferro permettendo a Lorenzano di andare dall'altra parte, poi Rodriguez. Attaccherà Meiteica dal lato destro, subisce anche un fallo così, non è stato visto. La direzione di sempre dall'altra parte di Perugia, torna la messa in tiro di Movio sul ferro, Poti in rumore, si cerca Bielic che è stato in transizione, quasi concitato e velocissimo del gioco, una Perugia che riconquista il pallone ed attacca con Righetti. Righetti cambia mano, va ad attaccare il ferro e mette una toppa sul buco di Perugia, 51 a 27, avanti. Assolutamente mantenere questo vantaggio nel più largo possibile per portare a casa agevolmente i due punti di quest'oggi. Rodriguez che viene pressato da due maglie avversarie e poi fa trovare pronto Poti nell'altra metà campo. Provenzano chiama palla, Rodriguez vuole lo schema da tre punti ma non realizza il tentativo. Rodriguez, ancora errore di Perugia, squadre non entrate in campo, molto ciniche. Attenzione, chiede Valdicevo, palla ancora per
Volta supera il ferro e la retina, il pallone tirato in aria da Jeff Rodriguez. 54-27, scusate, per la frata Nardò. Medeica dall'altra parte subisce il fallo di Alessandro Di Bruno. 5 minuti ancora da giocare. Al fondo per Valdiceppo, termina nelle mani del solito Peschini, che perde inizialmente palla. Perugia con gli extra passi giunge alle mani di Medeica, che dall'angolo realizza il 30° punto e Perugini. Rodriguez con poi continua Nardò, che fa un po' il torello. Ora Rodriguez si ferma tutto, diciamo che si chiama riorganizza i suoi pochi, carica fuori per la tripla di Palomara sul secondo ferro. Già recupera il rimbalzo e va dall'altra parte col solito Meschini, arginato ottimamente dalla difesa del Nardò. Realizza solo ora i primi due punti del match e realizza soltanto al quarto minuto del terzo quarto. Rodriguez attacca il ferro, attacca le lunghe, leve di Bobbio e di mano sinistra appoggia a tabellone. Poi Medeica dall'altra parte, sostanzialmente la prata rimane avanti, sono 21 le lunghezze di vantaggio. Rodriguez che scarica fuori in angolo per la tripla di Bielic, l'errore di Bielic, il recupero al rimbalzo con il solito Medeica dall'altra parte, ma Valdiceppo che costruisce una discretamente brutta posizione offensiva, termina fuori la rimessa, resta il vantaggio degli ospiti. 5-18 da giocare, 56-35. Per Bobbio che realizza il tutto facile per il numero 21 ospite. Ora il Perugia alza la pressione a tutto campo, immediato timeout, coach Oliver per riorganizzare i suoi in campo. Perugia si porta sul meno 19, ma la frata deve comunque restare sui suoi passi. Time out in campo. 6-39. Arbitrale si rientra in campo, 2 i falli commessi dalla strada, 0 falli commessi davanti cerco. La pressione degli avversari, poi Provenzano dall'altra parte scarica fuori per la tripla di Alessandro sul ferro, il rimbalzo termina fuori e la rimessa viene concessa a Valdiceppo, che riparte con Capitano Casuscelli. 5-6-3-9, punteggio invariato oramai da quasi 3 minuti di gioco. Orlandi cerca di attaccare Bielic, ma il tiro le braccia delle
Pellegrino. Un po' di caos sul spettacolo di gioco a causa della pressione ordinata da parte del Paolo Pierotti, ma però in attacco con gli extra passi ha un po' di difficoltà ad arrivare al ferro. Giocando bene come stava facendo nella seconda frazione, fuori un appannato Potin, dentro Fernando Marengo. Ancora Valdiceppo, fuori per Meteica, blocca il palleggio, il pallone e gli viene strappato dalle mani, termina oltre la linea di fondo, ripartirà questa volta il solito Rodriguez, che è scritto il blocco di Marengo. Rodriguez per Bielic, fuori per Colonara a fare la sponda centrale, poi Provenzano dentro per Bielic, capisce prima di tutti Medega, scarica fuori la tripla di Meschini. Questo è un giocatore al quale non bisogna lasciare spazio perché rischia di entrare in partita, di recuperare il Messi, la frata stava stando agevolmente finora. Risale il Merlo trovando il canestro dopo davvero tanti minuti di gioco, con Polonara in sottomano realizza il 58esimo punto della Pasca. Meschini fuori per Meteica, attacca il ferro, forse una mini infrazione di passi, il direttore di gara dice di no, Meteica intanto realizza 58-44, il vantaggio diminuisce sensibilmente. Paolo Pierotti, punteggio che dice Nardò avanti di 14 lunghezze quando mancano 2 minuti e 43 al termine della terza frazione di gioco. Nardò che non deve assolutamente avere cali di concentrazione perché, come ben sappiamo, in B si pagano anche pochi minuti di appannaggio e quindi Valdiceppo potrebbe risalire da un momento all'altro e ritornare in gara, e ovviamente coach Davide Oliva non vuol commettere lo stesso errore di domenica scorsa avvenuto contro una signora squadra quale l'Olimpia Matera, che alla fine con una preghiera di Di Marco a fil di sirena ha portato a casa il match dei 6.75. E quindi Davide Oliva si previene e concede ulteriori ordini durante il time out chiamato da Perugia. Si rientra in campo intanto con Provenzano, poi Rodriguez che vuole attaccare il ferro, subisce, anzi commette fallo in attacco Jeff Rodriguez. Chiede spiegazioni coach Davide Oliva. Sarà quindi Valdiceppo a tornare in campo, messa laterale
Milic, si gira sul perno e realizza sotto mano, spalle a canestro, poi ancora Nardò sul 48-46, sale Vanicevo, Polonara attacca Mocco e sfrutta le lunghe leve spostando il tiro al nativo di Ancona, poi Polonara per Bielis, ovvio, salta a vuoto e Montenegrino realizza il punto numero 16 della gara. Ancora Meschini vuole attaccare Valerio Polonara, Meschini entra dentro, scarica per ovvio, ma Bielis sporca il passaggio. Nello scappare in transizione da Franco guadagna un fallo. Riceve il pallone da Gian Rodriguez, ora porta un blocco Comenzano, poi scivola ma scarica fuori per Gian Rodriguez, vorrebbe attaccare il ferro però che non si capisce quando Valerio Polonara, ma poi recupera il rimbalzo Marengo, la tripla di Rodriguez ancora sul ferro e Deica dall'altra parte commette un incredibile errore in attacco nel terzo tempo Meteica, e quindi Valdiceppo veramente spreca una possibilità di ulteriore accorcio di svantaggio. Bielic sa chi serve, taglia Polonara e avvisa, subisce il fallo. E Orlandi per Perugia, Polonara in lunetta. Valerio Polonara. Casuscelli nel palleggio per Valdiceppo. Subisce il fallo di Polonara che fa il buono ed il cattivo tempo. Realizza un'azione da tre punti in attacco e poi commette il fallo sul mismatch dall'altra parte del campo, sul cubo dei cambi Edoardo Scattolin al posto di Jeff Rodriguez, un'ottima prova di Scattolin quando è entrato nei due quarti di gioco. Valdiceppo accorcia ulteriormente con la tripla di Umberto Meschini, come abbiamo rischia davvero di entrare in partita, sono 14 punti di vantaggio della Frata a 33 secondi dal termine, la terza frazione di gioco, scarico fuori per Bielis, attacca ovviamente il Nardò, poi Marengo, i blocchi di Bielis, Marengo attacca il ferro e subisce un fallo. Marengo andrà in lunetta per due tiri liberi, Valdiceppo è in bonus. Realizza il primo, Renato Marengo. Pallone, anche scivolando, rispondo qui, passa male Marengo, va, ritorna.
numero 9 Orlandi, ora va di cerco, vede praticamente una tasca da bagno. Quarto quarto di nascosto, da meno 21 termina il terzo quarto sul meno 13 e la Frata deve stare attenta, non vuole soccombere in un break avversario. Frata che risulta leggermente inceppata nei meccanismi offensivi rispetto alle due frazioni, ma che comunque termina avanti in 13 lunghezze. Riposo ovviamente in campo per entrambe le fazioni in gioco, 1 e 10 all'inizio della quarta, presumibilmente l'ultima fazione in gioco. Vedremo chi sarà a rientrare in campo. Qualche secondo prima dell'inizio della quarta ed ultima frazione di gioco, Nardò avanti 6-5, 5-2, sono 13 lunghezze di vantaggio della formazione granata sui perugini, arrivati qui al velodromo degli Ulivi dopo due ottime prestazioni. Scattolin in palleggio. Fuori per Polonara, poi Provenzano. Dentro per Marengo, sbaglia a canestro, vuole appoggiare di mano destra Marengo, ma c'è l'errore dell'italo-argentino. Poi il pallone termina fuori, rambolato sullo stesso Marengo, quindi ripartirà Val di Cerco. Una rimessa dal fondo. Zona difensiva, Casuscello contro Scattolino, che sta bene giù sulle gambe, ma commette ugualmente fallo sui cambi di mano successivo. Cambio di velocità di Casuscello e Scepolonara, entra Alessandro Pugliese, vuole forza e tecnica, coach Davide Olive. Quando a 9.28 effettua questo cambio, fuori Polonara, dentro Poti, poi la tripla di Casuscello, per fortuna dei granata, non a bersaglio, Bielic lotta al rimbalzo contro Petrosino, conquistato, ora da Perugia, poi il fallo di Marengo, una vera confusione, lo dicevo, rischia sul serio di risalire la china e di ritornare in partita. Monacelli in palleggio, sfrutta solo ora il blocco di Mobbio, scarica fuori in area Casuscello, non trova spazi in area Casuscello, poi il solito Meschini di extrapasso dal di Cerco e termina con una tripla, non da bersaglio, poi Provenzano dall'altra parte commette un giustissimo fallo in attacco perché Casuscello prende posizione appena fuori la lunetta e termina rovinosamente al suolo. Coach Olive ora è pensieroso davanti alla propria panchina perché sono
14 sì, i punti di vantaggio, ma si rischia di perderli in un batter d'occhio. Se questa sarà la prestazione offensiva, tutto sommato in difesa si sta mantenendo viva la Frata, ma in attacco i meccanismi non sono di certo dei migliori. Ma già da diversi minuti Valdiceppo lo sa bene, ora deve soltanto per l'appunto giocare meglio la formazione di Paolo Pierotti per rientrare in gara. Realizza ulteriori due punti da sotto le planche con Mobbio, e la Frata in transizione subisce un fallo in particolare recepito da Marengo, il fallo di Monacelli, poi esce Provenzano per rifiatare, che rientra Jeff Rodriguez nelle fila dei Granata. Rodriguez, tutto il blocco di Jeff Rodriguez, si impappina nel proprio palleggio, poi la transizione di Valdiceppo viene fermata da Monacelli, che entra ancora per Mobbio, poi Neteika che alza un largo tabellone. Appannato del solito, ma dopo me non lo avevamo mai visto, che rischia di soccombere. 9 punti avanti per la Frata dopo i 21 di vantaggio al termine del secondo quarto. Un altro errore di Poti, Marengo recupera il rimbalzo, ed un altro fallo di Goran Bjelić. Qualche scaramuccia tra Bjelić e Casuscello. Sarà ovviamente palla Valdiceppo. Gioco fermo, richiamo per entrambi i coach dopo le scaramucce tra Bjelić e Casuscello. 6-5-5-6, sono 9 ora i punti di svantaggio di Valdiceppo. Si ripartirà presumibilmente a breve con Medeca, ti serve Monacelli. Monacelli contro Marengo, cerca di sfruttare la propria velocità, poi l'attacco che risulta più difficile del solito per Perugia. Orlandi cerca di attaccare Polonara, poi Monacelli tenterà una preghiera dei 6,75 e non prende nemmeno il ferro. Il Nardò tenta ovviamente di migliorare la prestazione, perché il vantaggio resta comunque da 21, passa a 9 punti, ma è comunque un vantaggio. Ora una palla recuperata della Frata, una grande difesa collettiva, si va quindi dall'altra parte con Rodriguez difeso da Casuscello, si serve Polonara che vuole giocare spalle a canestro con Mobbio, fuori per Rodriguez che ha paura di tentare la tripla e commette un altro fallo in attacco, sbracciando con la mano sinistra. Il Nardò commette quindi il quinto fallo, 6-5-5-6, quando mancano 6-54 alla fine della gara. Ma dicevo, adesso ci crede ovviamente di più, come è giusto che sia nello sport. È stata brava a risalire, è stato un po' meno bravo il Nardò ad abbassare la concentrazione. Però ci sono ancora 7 minuti da giocare nel basket, ovviamente sono veramente tanti, quindi staremo qui anche dalla nostra postazione fuori da casa.
li godremo assieme, speriamo ovviamente di vedere un grande spettacolo qui al velodromo degli Olivi di Monteroni di Lecce. Attacco Perugia, si ritorna finalmente in gioco, tanti punti morti nella partita, Rodriguez si fa perdonare, ruba palla e realizza in terzo tempo. Poi Casuscello che tenta un improbabile tripla, il rimbalzo dei Granata, Provielis, serve Poti, ora c'è la pressione degli ospiti, il Nardone esce davvero bene, viene servito Bielis, poi Colomara, il semigancio sinistro c'è l'errore, Amalendo lotta e conquista il rimbalzo e lancia un urlo liberatorio, il fallo subito da Nando Marengo, rialza anche l'urlo, lotta Granata qui al velodromo degli Olivi. Per rialzare il Granata dopo la brutta prestazione. Time out in campo. Si chiama Paolo Pierotti. Momento, ma anche il meno 9 visto il largo vantaggio dove rilanciava al Diceppo da qualche minuto fa, che era di 21 lunghezza e non più di 9 come lo sono al momento, sono 6 e 12 minuti che ci separano dalla sirena finale. Rientra in campo la Granata, spinta all'encomiabile Onda Granata, così batte questa rimessa dal fondo, poi Rodriguez, ancora Poti, la ricezione difettosa del numero 10 di Galatina e poi dall'altra parte la tripla a bersaglio di Meschini che si è ufficialmente scaldato. 59 il punteggio, 5-47 da giocare, andò avanti 8 punti, questo è stato subito da Rodriguez, poi Marengo recupera il rimbalzo, scarica dentro per Bielis, ovvio tenta di recuperare il pallone, si termina però per rimessa la che forza la tripla e manda al bersaglio e lancia un urlo verso l'Onda Granata fronte a sé, 70-59, ristabilito il vantaggio per la Prata che ora è di 11 lunghezze, ancora Meschini e 6-75, un'altra tripla che gela il velodromo. Rodriguez, ora la pressione di Val Diceppo, palla persa di Rodriguez, Val Diceppo va dall'altra parte con il capitano Casuscelli,
Staffo. Ancora tanti minuti al termine, sono 5 per la precisione. 64 avanti la Frata, preoccupato da Rigolino, ovviamente ordina un time out. Sono 2 time out consumati da entrambi i coach, uno a disposizione fino alla fine sia per coach Rigolino sia per coach Pierotti. Rallentare i ritmi per evitare a Val di Ceppo di risalire ancora di più, di accorciare ulteriormente lo svantaggio. Bielic, gli extrapassi dell'Enardo, Polonara fuori per la tripla di Poti. Alessandro Poti, 7-6, 7-4, avanti, 12 lunghezze, sono 3 minuti, ci separano dai primi 2 punti stagionali, ma è ancora lunga il palleggio di Casuscello, dentro per Petrosino. Rodriguez recupera palla, fa carambolare sui piedi di Petrosino. Sarà quindi messa dal fondo in zona difensiva per la Frata. Monacelli in palleggio per Val di Ceppo, la tripla di Orlandi, a bersaglio Orlandi, sempre meno 9 Val di Ceppo. Rodriguez in palleggio a servire Alessandro Poti, poi Bielis e il mano destra
stabilisce il vantaggio a 11 punti. Poi Monacelli all'altra parte, quasi stoppato da Colonara. Monacelli però realizza. Rodriguez gioca col cronometro, entra dentro, scarica fuori, perfetto.
piedi. Viene pitturato. È stato sorretto ad appoggiare a tabellone. Giocare con il cronometro, ora possiamo davvero dirlo in un tripudio di applausi. Vince il Nardò 83-71, ma Provenzano vuole attaccare ancora, scarica per Polonara che in sottomano non realizza. 83-71, sono i primi due punti in Serie B della pallacanestro. Andrea Vasca, Nardò contro una buona Val di Seppo. La Frata ha dimostrato di esserci per davvero in questo girone C. Speriamo che questa sia la prima e una lunga serie, la prima taglia vinta di tante che ancora la Frata ne ha davanti. Noi vi salutiamo qui al velodromo. Vince la Frata, soccorre Val di Seppo dopo comunque una buona prestazione. 83-71, Onda Granata applaude, giocatori e staff ringraziano. Noi da Radio Nardò Centrale vi salutiamo e a risentirci domenica prossima.